credi veramente in una società senza classi? In una società dove ci sia veramente una parità sociale? Guarda, una società senza classi secondo me esiste, però esiste solo come conseguenza logica della dittatura del proletariato, insomma. La società senza classi è così, assurda, astratta, non ha senso, parte da certi presupposti logici, parte dalla dittatura del proletariato che prelude appunto la società senza classi. Scusa, prima di tutto una dittatura significa... A posto che tu, dopo una società senza classi, voglia una forma di anarchia, che è un passaggio logico. Non può esistere una società senza classi senza autorità. Quindi, un passaggio logico, una società senza autorità, una società che anche se non si proclama anarchica, ha gli effetti anarchici. Ma scusa, anarchica, che significa anarchica? Anarchica significa senza governo, un'ipotesi negativa, capisci? Invece società senza classi è una cosa costruttiva, è una cosa completamente diversa. Oltretutto l'anarchia nasce da una rivoluzione di tipo borghese, va bene? E non presuppone la dittatura del proletariato prima. Naturalmente è chiaro che un'anarchia che non ha avuto la dittatura del proletariato prima porta a risultati ben diversi, voglio dire, che una società senza classi che invece parte dalla dittatura del proletariato. Insomma, ma sei troppo dogmatico questo fatto, dittatura del proletariato, così non ti rendi conto che le cose sono cambiate da quando ha parlato Carlo Marx? Insomma, nuove classi si stanno creando. Va bene, tu sei per le classi oppresse, no? Ma secondo me la dittatura del proletariato, se è uno dei passaggi per arrivare all'anarchia, non è il migliore. Che per arrivare all'anarchia ci vuole, secondo me, un marxismo decentralizzato dove l'apporto dell'individuo, tutta la sua critica, sia molto più amplificato che lo Stato centralizzato. Ma cos'è questo mito dell'individuo? Sono le masse che devono... devono creare tutta la politica, sono le masse che hanno importanza, l'individuo non ha più importanza, te ne rendi conto? Io non vorrei criticarti così da un punto di vista quasi matematico, sappiamo che la massa è fatta di individui, no? E ogni persona poi ha un certo indirizzo e poi compone una massa, no? Senti, ma la persona come individuo non ha più importanza, ha importanza solo in quanto parte di massa, capisci? Tu vuoi creare questo marxismo decentralizzato, che oltretutto è un'idea assurda, per dare più risalto, più importanza all'individuo. Invece l'individuo lo voglio schiacciare, capisci? Lo voglio soffocare, perché è stata proprio questa rinascita dell'individuo, eccetera. Ah, l'individuo, la cosa più importante. Scusa, nella società borghese che cos'è? Ritengano come gli artisti? Vabbè, e su tutti questi temi noi bisogna discutere, no? E noi bisogna condurre la battaglia... Nella società borghese, che cos'è che ha importanza? Nella scuola borghese, il libero sviluppo della personalità dell'individuo. Guai a toccarlo, il libero sviluppo della personalità dell'individuo. E che cosa ha creato con questa personalità dell'individuo? L'idolatria, scusa, guarda... Guarda in che condizioni siamo adesso con questa idolatria. Quella che deve veramente avere importanza è la massa. La massa è solamente la massa che deve fare scelte politiche veramente determinanti. Infatti, secondo me, sono sbagliate appunto le forme di comunismo centralizzato che abbiamo adesso, in cui appunto la decisione di un individuo ha importanza, come in Cina dove Mao Zedong è idolatrato, prima Mao Zedong. Io sono contrario. Secondo me sono le masse che devono essere idolatrate da loro stesse, se così si può dire. Ma io sono d'accordo con te su un punto, no? Dunque, una società borghese dovrà valore l'individuo, ma il valorizzamento dell'individuo in una società borghese è un'altra cosa, cioè un altro indirizzo. Il valorizzamento dell'individuo in una società borghese è la libertà di soffocare gli altri. Questo in una società anarchica non può essere. Ognuno vive in un campo suo, che confina anche con quelli degli altri, la cui ampiezza la determina la sua coscienza, insomma. Anch'io a un certo momento, quando ho sentito vietato vietare, dicevo, oh, che strano, un paradosso, un gioco di parole. Invece, secondo me, è una verità molto profonda, cioè creare delle specie di comitati o di individui che impediscono molto severamente di vietare. Beh, è un paradosso. No, non è un paradosso. Beh, comunque, per scendere al concreto, scusa, tu come la realizzeresti questa anarchia se non passando attraverso la dittatura del proletariato? Ti rendi conto che è un controsenso, insomma? A parte che sono contro l'anarchia, diciamo la società senza classi. Bene, ma abbiamo già detto prima che società senza classi e anarchia si equivalgono. Comunque, vabbè, secondo me sì. Comunque, dicevo che secondo me per educare l'individuo, no, avere
una così grande responsabilità, quella di non essere soggetto a leggi né autorità, cioè la decisione parte da se stesso, bisogna arrivare a una certa forma di educazione tipo collettiva, capisci? Ma che bello così. È assurdo. Adesso facciamo una bellissima rivoluzione facendo l'educazione collettiva. Facciamo magari controcorsi, gruppi di studio in cui si diffonde il nuovo verbo dell'anarchia. Ma scusa, ti rendi conto? Guarda, veramente, tu vuoi abbattere la borghesia, vuoi abbattere il dominio, vuoi abbattere i padroni, vuoi abbattere. Sì, li voglio abbattere. Allora, se li vuoi abbattere, l'unico metodo è ovviamente che una rivoluzione, armata o no, naturalmente non ha importanza. Questi sono preconcetti borghesi. La rivoluzione, ma nella rivoluzione si spara, c'è il sangue. È chiaro che non ha importanza se la rivoluzione si è armata o no. L'importante è che sia una rivoluzione violenta che abbatte i padroni. Con questa storia dell'educazione, dei controcorsi, non ha senso. Ma sì, ma forse in questo senso hai ragione tu, hai impostato un po' male la faccenda. Però dico che la rivoluzione, no? Sono d'accordo con te appunto così, ma non sono d'accordo riguardo al metodo, perché veramente una dittatura del proletariato è creare dei nuovi padroni. Perché è un momento della lotta di classe, ma è un momento in cui si cerca di frenare o di bloccare. Un dogma ti pone in questa condizione, che tu accetti o rifiuti un dogma, no? Invece non accettare i dogmi vuol dire che tu puoi accettare il dogma, non accettare il dogma e trovare un'alternativa prettamente personale, che mi sembra abbastanza giusto. Non so perché. Vediamo cos'hai da dire, che uno ha le sue idee e non deve essere condizionato dalle risposte sì o no, come un calcolatore, insomma, deve essere. Una cosa, insomma, lui ci pensa, vede, può dire anche questo dogma è giusto, eccetera, però deve avere la possibilità di trovarsi una terza strada, insomma. Anzi, tutta. E scusa, e il dogma di rifiutare tutti i dogmi non è un dogma. Ma se rifiuti tutti i dogmi, devi rifiutare anche il dogma di rifiutare i dogmi. Se non rifiuti più i dogmi, devi accettare i dogmi, no? Insomma, dai, questo nasce da un'imprecisione di linguaggio, no? Che secondo me il dogma di non accettare i dogmi non è un dogma, insomma, è la via migliore per riuscire a allontanarsi dai dogmi, cioè non accettandoli, che sì è una decisione un po' così drastica, naturalmente ci si avvia una cosa molto più ampia, cioè è un fatto marginale che ci sia solo una cosa, solo un dogma che ti impedisce. No, non chiamiamolo dogma, solo un così.